Ecco, com'è cambiato il rapporto, se è cambiato il rapporto in famiglia tra le sue figlie e voi genitori dopo l'approdo a Genio e quindi il miglioramento qualitativo nello studio? Ma il rapporto direi che è migliorato soprattutto sulle piccole discussioni, no? Prima c'era magari l'abitudine di discutere su cose, dico futili, no? Banali. Oggi posso dire che c'è un rapporto molto più aperto. Ci siamo ritrovati due ragazze un pochettino più adulte, soprattutto la seconda che ha 17 anni, è diventata molto più matura, molto più consapevole ed è incredibile, ascolta. Cosa che prima non ha mai fatto, adesso ascolta. E questo ecco perché dico che è un investimento, perché cominciano ad ascoltare, cominciano soprattutto a far funzionare il loro cervellino su quello che noi diciamo. Sì, esatto, come legame possiamo dire di sì. Adesso vabbè, è un periodo particolare per Sergio perché sta svolgendo tantissime attività e spesso fuori perché vuole trovare un lavoro, quindi c'è un po' un ritmo un po', come dire, più accelerato, però sì, tra di noi si tende a parlare molto di più, si sta a tavola con la TV spenta a chiacchierare. Lui è migliorato, cioè ha cercato di andare molto incontro alla sorella e a farla, come dire, farla ragionare, farle vedere le cose sotto altri punti di vista, sempre più positivi, anche nei nostri confronti, nel rispetto proprio del nucleo familiare. Sì. Nei media loro sono state, c'è stato un cambiamento fantastico, positivo. E hanno aumentato le standard a scuola, tanto che mia figlia, la seconda, aveva smesso la scuola, mi aveva lasciato, e ha ripreso, molto carica. Si è studiato un libro di economia che per lei era impossibile da sola con il mappa e con quello che ci ha insegnato. Imparato. E ha avuto molto, 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 molto grande, un grande risultato per quello. Poi sono serene, abbiamo migliorato anche la nostra relazione, figlie, madre, perché io sono separata, quindi abito con le mie figlie. Ah, ok. E quindi loro hanno cambiato tantissimo, io sono felicissima e sono contenta di aver insistito così tanto in quel momento con mio marito per poter iscrivere l'Alessia e dopo si è spinto anche a noi, insomma, anche alla... Allora c'è sicuramente meno stress da parte mia perché io ho fatto dalla prima elementare fino agli esami di terza media con la seggiolina a fianco a lei per studiare perché sennò non ne venivamo fuori, invece adesso lei non vuole assolutamente il mio aiuto, pertanto questione scuola non è più vista come l'incubo che è sempre stato, ma è vista come lei va a scuola, fa le sue cose, ha i suoi risultati, ha alzato tutti i voti, quindi ovviamente in famiglia siamo più contenti e il rapporto genitore e figlia è diverso perché adesso quando si parla di scuola non è più un oddio studia, devi fare, dai, ma prima puoi dare di più, ma invece lei che contenta, ci racconta le cose che ha fatto, ci fa vedere i suoi schemi, le sue cose, quindi il discorso scuola non è più ansia, ecco, generalizzata.